Ciao! Non serve che vi dica niente perché l'avete già capito dal titolo, quindi ci lanciamo subito in questo secondo episodio di The Sims 4. Ho apportato qualche veloce modifica al sim, soprattutto negli abiti, perché l'avevo fatto un po' di fretta, invece mi sono messo lì con più calma e sono andato a curare anche i dettagli. Torniamo subito dal nostro amico che ha fatto una prima giornata lavorativa incredibile. Non è stato tanto fortunato con le relazioni amorose, però non c'è problema. Ah, e tranquilli, ho cambiato un po' gli outfit, ma quello della notte è rimasto uguale. Allora, che dire, sono le 11 di sera ormai, wow, di lunedì, domani è giorno lavorativo. No, vabbè, ma questi sono tutti pazzi. Cioè, la scorsa volta c'era la tipa che faceva le flessioni, adesso anche il mio è impazzito. Cosa ti sta dicendo il cervello? Vabbè, tu intanto fai mentre io guardo. Martedì è giorno di lavoro, quindi alle 7 dovremo essere svegli e pronti e carichi per lavorare. Bravo, divertiti un attimo a guardare la... Scusa, intanto che guardi la TV non puoi guardare, non puoi mangiare? Ti mangi un bel pezzo della tua torta di hamburger? No, vabbè. No, vabbè, bellissimo. Ottima mira, bravo, tira lo sciacquone. Ti lavi le mani, molto bene, molto bene, molto bene. Diciamo che l'obiettivo di questo episodio sarà intanto prendere un aumento, perché avevano detto che era nella prospettiva un aumento, e quindi se lavoriamo sodo sicuramente riusciremo a prenderlo. E poi cercare un qualche modo di relazionarsi con qualcuna senza che inizi a fare flessioni o ci rifiuti. Ah, fra l'altro questo è il nostro nuovo outfit giornaliero. Ho cambiato un po' più bad boy vibes, ok? Bravo, bravo, pazzo come quella malata che ti ha rifiutato la volta scorsa. Bravo, fagli vedere chi fa più flessioni, diglielo! Però è ancora teso. Vabbè, ma durerà poco, perfetto. Lasciamo che lavi e siamo perfettamente in orario per andare al lavoro con lui. Siamo tornati al Willow Creek Hospital, ci dice subito di andare a farci una tazza di caffè, principalmente perché siamo stati svegli tutta la notte. Poi ci dice di parlare un attimo con i nostri amici qua, dopo la tazza di caffè parliamo con loro. Ah, magari anche mentre la beviamo, che non sarebbe una cattiva idea. Perfetto, bravo, bravo. Cioè, sta capendo tutto quello che gli voglio far fare, bravo. E scusate se ce l'ho in effettivamente io non ci faccio troppo caso. Ce l'ho in inglese. Complain about work è lamentarsi del lavoro. Non ho voglia di metterlo in italiano. Ok, scusate. Stiamo un po' cazzeggiando sul posto di lavoro. Non esattamente l'idea di medicina che ho in mente, però qua ci continua a dire di parlare con lui e quindi parliamo con lui. Greet patient, penso sia ammettere i patients, i pazienti, in teoria dovrebbe essere così. Qua abbiamo due giovani ragazzi, un signore un po' più grande, ma insomma potrebbe avere tranquillamente la nostra età. Sì, perfetto. Allora bisogna solo presentarsi ai nostri pazienti. Ci presentiamo anche a questa signora qua. Luna, we'd love to have you join Paragons. What do you think? Non so cosa sia Paragons, non so se voglio partecipare, quindi butto giù e poi sono al lavoro, quindi devi lasciarmi in pace, sto lavorando. E bambini, smettetela, non ci sono i vostri genitori, io non posso ammettervi a questo ospedale senza i vostri genitori. Cioè, che cosa ci state facendo qua da soli? No, in realtà non funziona così, sto scherzando, però è un po' strano che questi bambini girino da soli senza genitori, tutto qui. Dunque, dopo parliamo anche con lui e poi dovremmo andare a prenderci uno snack. Comunque anche oggi ottimo, ottimo lavoro. Abbiamo ammesso dei pazienti, non abbiamo curato assolutamente nessuno, però abbiamo fatto abbastanza
abbastanza missioni per ricevere un ottimo risultato. E quindi adesso andrò in bagno perché me lo sono meritato. E direi che la nostra giornata lavorativa può terminare qua. E abbiamo ricevuto una promozione. Ok, quindi adesso siamo orderly. Orderly non so che cosa sia. Lo traduce anche come assistente medico. Possiamo dire assistente medico. Faremo $23 all'ora, che non è male. Abbiamo ricevuto un bonus di 192 simelon. Scusate, non sono dollari, sono simelon. Abbiamo dei nuovi vestiti e un display raggi del dottor Xavier e un eye chart non così cieco. Il nostro turno di lavoro inizierà mercoledì alle 7. Ma come mercoledì alle 7? No, ma io prima avevo mercoledì e giovedì come giorni feriali. E invece adesso così me l'hanno ammazzati. Questa settimana si lavora tutto il giorno, tutta la notte. E l'unica cosa è che qui bisogna fare un po' di vita sociale, ragazzo mio. Sono le 8. Noi siamo dei lupi mannari, cioè non ha senso. Arriviamo a casa da lavoro, dormiamo e rimaniamo svegli tutta la notte e continuiamo a lavorare da svegli. Cioè, pazzesco. Comunque, visto che noi siamo dei testardi e che dobbiamo dimostrare a Summer chi è quello veramente più forte a fare flessioni, La invitiamo qui a casa nostra. Tanto entrerebbe comunque da sola, no? Cioè ci fa le flessioni addosso dopo che ci ha respinto. Inizia a fare le flessioni davanti a noi perché ci odia talmente tanto che è impazzita e inizia a fare le flessioni. Poi entra in casa nostra, mi odia, ma ovviamente entra in casa mia e utilizza la mia televisione. Noi l'abbiamo invitata, visto che a quanto pare siamo entrambi molto attivi. Cioè facciamo flessioni così perché ci va. La carichiamo riguardo a qualcosa di sport, non lo so. Ok, sembra abbastanza carica. E non puoi invitarla a guardare con te gli sport? No, ti fa schifo. Cioè, comunque tu l'hai invitata e ti fa schifo e quindi vai a guardare gli sport. Vieni un attimo a parlarci. No, ci guarda. Lei ci fissa, cioè lei è pazza. Ok. Deep connection. Una grandissima e profonda connessione con Summer. Così già nella camera da letto? Sei un po' pazzo. Profonda. Intanto qui le nostre... Ok, qui non stiamo morendo di fame, non ci stiamo pisciando addosso, non puzziamo, quindi per ora sta andando molto bene. Proveremo a complimentare un po' il suo aspetto fisico. Attenzione. Proviamo a flirtare. È un po'... Cazzo, è veramente incredibile. È pazzesco. Cioè è single, ma lei non ne vuole assolutamente da noi. Guardiamo le stelle insieme, Summer. Un'ottima giornata per guardare le stelle. Per te. No, questi sono due malati nel cervello. Questi sono pazzi. Io e Summer ci stiamo godendo un po' questi cieli notturni estivi, molto romanticamente. Nonostante io abbia mangiato veleno e mi abbia rifiutato e non stia facendo esercizio da un bel po', le stelle mi stanno ispirando in una maniera incredibile. No, ma questi sono pazzi. Sono pazzi. Dovremmo anche mangiare, magari. L'ho buttato così? Ma si può fare? No, ma questa cosa è illegale. Siamo perfettamente felici e pronti per iniziare un nuovo giorno al lavoro, all'ospedale, a salvare pazienti, a salvare vite. Però direi che per questo episodio è tutto. Uno dei due obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio l'abbiamo raggiunto, cioè la promozione. Dobbiamo lavorare ancora un po' sulla nostra dolce metà,
però forse Summer non lo potrà mai essere. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, datemi delle idee sul da farsi nel prossimo episodio. Farò qualsiasi cosa mi dirà il commento che riceverà più mi piace, e intendo davvero qualsiasi. Quindi commentate, iscrivetevi, seguitemi su Instagram. Stay healthy. Ciao.